La mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Così pensa il Signore quando dice dentro di sé: ho trovato Davide, mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato. Così pensa il nostro Padre ogni volta che trova un sacerdote e aggiunge ancora: la mia fedeltà e il mio amore saranno con lui. Egli mi invocherà: tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. È molto bello entrare con il salmista in questo soliloquio del nostro Dio. Egli parla di noi, suoi sacerdoti, suoi preti, ma in realtà non è un soliloquio, non parla da solo. È il Padre che dice a Gesù: i tuoi amici, quelli che ti amano, mi potranno dire in modo speciale: tu sei mio Padre. E se il Signore pensa e si preoccupa tanto di come potrà aiutarci, è perché sa che il compito di ungere il popolo fedele non è facile, è duro. Ci porta alla stanchezza e alla fatica. Lo sperimentiamo in tutte le forme, dalla stanchezza abituale del lavoro apostolico quotidiano fino a quella della malattia e della morte, compreso il consumarsi nel martirio.